Bentrovate amiche e bentrovati amici di Quarto Canale Fregreo, al nostro consueto appuntamento con l'inclusione possibile. Vi ricordo che questa è una rubrica che è nata grazie a un'idea di Francesco Bianco, vicepresidente dell'Associazione Ipertesto, e che grazie all'Associazione Ipertesto stiamo realizzando e ci porta in viaggio nel mondo dei DSA, dei disturbi specifici dell'apprendimento. Oggi abbiamo con noi in studio diversi ospiti che ci racconteranno non solo dell'importanza dei software e degli strumenti compensativi che si usano appunto per persone, per ragazzi che hanno dei disturbi specifici dell'apprendimento. Abbiamo Giovanna Gaeta De Carlo, che è la fondatrice dell'Associazione Italiana Dislessia nella sezione di Napoli in modo particolare. Abbiamo Luca Grande, che è responsabile del centro ricerche Anastasis, ci spiegherà naturalmente di che cosa si tratta, e abbiamo anche il piacere di avere il dirigente scolastico, avremmo detto qualche tempo fa il preside dell'istituto De Amicis, Diaz, giusto? Esatto, Antonio Scarfato. Io vi coinvolgo subito per cercare un attimino di fare il punto su alcune cose molto importanti. Iniziamo dal dirigente scolastico del De Amicis. Preside, lei è, diciamo, un pochettino il cuore di un progetto per quanto riguarda naturalmente il vostro istituto, ma sono coinvolti anche altri soggetti. Ci vuole raccontare un attimino di che cosa si tratta, che cosa avete messo in piedi e perché nasce questo progetto? Il cuore del progetto, in quanto noi come scuola siamo capofila di questo gruppo di associazioni, scuole, che lavorano appunto su un'idea del Ministero dei Beni Culturali, insieme al MIUR, hanno dedicato un bando e quindi hanno dedicato delle risorse affinché le scuole e le associazioni potessero dare spazio alle attività di tipo culturale, tant'è vero che il tema di questo progetto è cultura futuro urbano. Per quanto ci riguarda, noi stiamo mettendo in campo una serie di attività con Ipertesto, con l'altra scuola di Pozzuoli, che è il Virgilio, con la partecipazione dello stesso comune, con altre agenzie formative e associazioni del territorio. Stiamo lavorando affinché riusciamo ad entrare all'interno dell'attività specifica di portare i ragazzi, le loro famiglie, ad avvicinarsi alla lettura dei libri, in modo particolare dando uno sguardo ancora più preciso e più puntuale a quelli che sono i ragazzi in difficoltà. Ecco, un progetto quindi molto articolato, un progetto che lei mi diceva, se non sbaglio, ha coinvolto a livello nazionale un massimo di 25 soggetti, sono stati vincitori di questo progetto? È un bando a carattere nazionale dove hanno partecipato le scuole e le associazioni, come nel caso nostro, la nostra scuola come capofila, e siamo risultati 17esimi in una classifica nazionale. Nel totale hanno dato circa 27 progetti affidati per questo tipo di problematica. E quindi diciamo che è un risultato di tutto rispetto, perché vi siete qualificati bene, insomma, 17esimi su una graduatoria nazionale. Sicuramente ognuno di noi ha fatto la sua parte, ma Ipertest in questo caso ha dato veramente una mano iniziale molto importante. Forte e importante per la stesura del progetto stesso. E proprio in questi giorni, per il progetto che avete messo in campo, si è tenuto un incontro nel quale Luca Grandi ha tenuto una lezione, chiamiamola così, ai docenti, nei quali ha spiegato un pochettino quelle che sono le funzionalità dei software. Ecco Luca, ci vuoi iniziare un pochino a raccontare di questi software, a che cosa servono, come nasce anche l'idea che un software possa essere di aiuto a una persona con un disturbo dell'apprendimento? Beh, sicuramente i software cosiddetti software compensativi sono
strumenti estremamente utili per i ragazzi con DSA proprio perché li aiutano a diventare autonomi nell'apprendimento. Questa è una cosa a cui noi teniamo particolarmente perché ricordiamoci sempre che i ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento sono ragazzi intelligenti, quindi non hanno delle difficoltà ad apprendere in termini più generali, ma semplicemente hanno una difficoltà in determinati ambiti. Il software in questo, quindi il computer, consente di superare queste piccole difficoltà. In particolare, il software ti aiuta a leggere perché attraverso la sintesi vocale è possibile leggere con le orecchie qualunque tipo di testo. E la cosa divertente è che si scopre che un bambino dislessico che usa la sintesi vocale diventa più veloce di un suo coetaneo che usa gli occhi per leggere. Quindi, da quello che era il più lento, in pochi giorni che impara a usare questi programmi è in grado invece di diventare il più veloce. Poi non solo, ovviamente ci sono altre tecniche e strategie, in particolare le mappe, che sono un modo per rielaborare i contenuti in modalità grafica. Anche questa è una modalità che si adatta molto bene ai ragazzi con DSA e consente loro appunto di sintetizzare, trasformare appunto quello che è un testo cartaceo in una appunto rappresentazione grafica che è di più facile accesso per loro. Tutte queste cose ovviamente contribuiscono e rendono possibile un percorso di apprendimento decisamente più soddisfacente anche a lungo termine. Oggi appunto analizzavo un po' di dati, se fino a 10-15 anni fa pensare che un ragazzo con DSA potesse fare l'università era un po' un'eccezione, oggi è diventata una cosa assolutamente alla portata e assolutamente possibile, Anche se insomma. poi bisogna vedere le differenze che sul territorio si realizzano sempre, purtroppo ci sono sempre delle differenze tra il nord e il sud Italia, però da quello che ci dicevamo anche prima, insomma, i dati sembrano essere incoraggianti anche per le regioni del sud Italia. Ecco, ma tu sei un pioniere di quelli che sono i software per, diciamo, questi strumenti compensativi, diciamo. Qual è stata la storia, se ce la puoi raccontare, ovviamente qualche aneddoto, rispetto alla nascita di questi software? Io ricordo che una volta parlandone tu mi avevi raccontato delle difficoltà a far sì che questi software pigliassero, diciamo, si diffondessero. Beh sì, diciamo che tutto è nato da un'intuizione del professor Giacomo Stella, che è uno dei massimi esperti italiani di dislessia, fondatore anche dell'Associazione Italiana di Dislessia. E lui appunto aveva intuito che la sintesi vocale potesse essere uno strumento adatto La sintesi agli vocale, diciamolo, ripetiamolo, studenti. Sì. ovviamente per chi magari non lo sappia, è sostanzialmente quel programma che permette oggi ad un telefonino anche di leggere un testo, giusto? Esatto, trasforma tutto quello che è un testo digitale in audio e quindi è possibile ascoltarlo. Però considerate che i primi progetti sono nati negli anni 90, quando la sintesi vocale era una Certo, cosa era di qualcosa di pionieristico. molto più pionieristico, anche molto costoso, perché era uno strumento. Le posso dire che le prime sintesi vocali erano delle schede da inserire all'interno del computer, quindi una roba anche hardware, non solo Mi avranno guardato software. come degli astronauti al Sì, principio. all'inizio. Però insomma ci abbiamo creduto, abbiamo fatto dei primi esperimenti fino ad arrivare a fare il primo software che si chiamava Carlo, Comunicazione Alternativa e Riabilitazione Logopedica, questa era la sigla, e che è iniziato appunto a essere diffuso nel 99, all'inizio con grande fatica proprio perché non veniva capito, cioè il mondo degli adulti non era ancora pronto a pensare che questi studenti potessero effettivamente diventare autonomi. Da lì ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a fare dei corsi rivolti direttamente agli studenti con DSA. Inizialmente in maniera molto sperimentale, quindi banalmente delle giornate all'interno di laboratori offerti da delle scuole che si rendevano disponibili e che raccoglievano questi ragazzi un po' spaesati che venivano lì e si ritrovavano di fronte a un computer con delle cuffie e loro non sapevano nemmeno a che cosa servissero. E da lì si introduceva appunto l'uso della sintesi vocale, di strategie, eccetera. Mi ricordo che il primo corso, un ragazzino è riuscito a leggere in una giornata 80 pagine di storia perché stava Che facendo un deve essere un lavoro. risultato straordinario. Secondo me lui nella sua vita non aveva mai letto 80 pagine e lui l'ha fatto in un giorno. Quindi, cioè, da quel momento io ho proprio capito, può cambiare la vita di questi ragazzi perché effettivamente ti apre delle possibilità che Ecco, sarebbero. Giovanna, scusami se ti interrompo, Luca, ma voglio coinvolgere Giovanna per capire qual è
il polso della situazione su Napoli. Questi software vengono impiegati, trovano un'applicazione anche qui da noi, c'è una diffidenza maggiore forse da parte dei genitori? Allora, da parte dei genitori purtroppo un po' di diffidenza ci sta, anche nell'utilizzo per esempio del libro digitale, che personalmente come genitore ha cambiato la vita di mio figlio da così a così. Ma cos'è che spaventa? I genitori pensano che se legge attraverso la sintesi vocale non imparerà mai a leggere, senza rendersi conto che rendere la lettura più facile e più accessibile invoglia paradossalmente a leggere. Certo, bisogna forse capire che studiare e leggere non sono la stessa cosa, che una cosa è leggere e leggere lo puoi fare attraverso uno strumento e altra cosa invece è studiare, quindi comprendere, capire, approfondire, ripetere. Se si inizia a scindere queste due cose, poi si capisce che invece è una cosa fondamentale per questi ragazzi. Ecco, io non posso non approfittare della presenza di Scarfato per chiedergli come nella sua scuola questi strumenti trovano uno spazio e se effettivamente, insomma, risultano utili poi per la didattica. Ma sicuramente sono strumenti validissimi e sono molto utili per la didattica. Non sempre riusciamo ad utilizzarli, ad averli a disposizione, anche per una, come dire, una carenza economica, per cui non riusciamo a tenere a disposizione una serie di sussidi da poter far sviluppare i ragazzi, da poterli fare utilizzare. Ancora oggi il nostro strumento principe magari è il tablet, il computer, attraverso il quale i ragazzi riescono sicuramente a lavorare meglio. Su questi strumenti ci dobbiamo ulteriormente appassionare e fare in modo che facciano parte del nostro patrimonio della scuola. Sicuramente la formazione per i docenti è un fatto importante, perché se non partiamo dalla formazione del docente anche l'utilizzo di questi strumenti, di questi sussidi diventa poca cosa e non a caso noi nell'ambito di questo progetto MIBAC domani mattina proprio con Luca Grandi iniziamo questo incontro di formazione con i docenti della zona ma anche oltre la zona Flegrea che vedrà appunto per sette giorni una formazione intensa su questi problemi della dislessia e di altro ancora. Certo, insomma, un impegno importante e sempre in tema, insomma, di istituto scolastico e di questo progetto, voi avete presentato nei giorni scorsi un libro molto bello che è quello di Maria Rosaria Compagnone, I sette segreti di Partenope, giusto? Altro aspetto sempre di questo progetto che mira appunto ad avvicinare i ragazzi, le famiglie, ma diciamo è aperto anche al quartiere, mira ad avvicinare tutti questi soggetti alla lettura del libro, è questo dell'incontro con l'autore all'interno dell'istituto nostro e dell'altro istituto, ma penso che avremo anche dei momenti corali da fare all'esterno e penso al comune di Pozzuoli, a siti storici del comune di Pozzuoli. Andremo a fare degli incontri con gli autori proprio per far sì che questa lettura, questo approccio al libro sia sempre più facile, sia sempre più appropriata per i ragazzi. E questo della Maria Rosaria Compagnone, che ha avuto un grossissimo successo, è stato presentato ai ragazzi dell'infanzia e della primaria, veramente con grossa soddisfazione anche da parte dei genitori che erano presenti appunto a questa iniziativa. E le telecamere di Quarto Canale Flegreo erano lì e quindi vediamo questa clip della presentazione del libro in una giornata veramente straordinaria. Siamo qui come per testo nell'ambito di questo progetto del MIBAC Libralia che comprende anche 3-4 incontri con gli autori. In questo caso abbiamo qui Maria Rosaria Compagnone che ha fatto questo bel libro sui sette doni di Partenope in cui racconta alcune delle leggende di questa terra. Quindi le chiediamo come mai ha scelto queste leggende?
Allora, ho scelto alcune di queste leggende perché costituiscono in realtà un patrimonio che vorrei fosse trasmesso ai miei alunni. Io sono un insegnante di lingua francese, ma anche un domani ai miei figli e a tutti i ragazzini, diciamo, che rischiano di perdere una serie di informazioni che poi fanno parte di un patrimonio collettivo. Ma come mai proprio alcune? Cioè, cosa caratterizza quelle che ha scelto per questo libro? Alcune di queste leggende sono legate ai ricordi della mia infanzia. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dove la sera mio nonno ci raccontava queste leggende, il Munacello, la bella Embriana, ancora con la pesce, la regina Giovanna. Quindi è per un fatto affettivo, ma sono anche le leggende di solito più diffuse, quelle che interessano e piacciono di più ai bambini, perché si sa che sono appassionati di spiritelli e presenze varie, e quindi è una scelta un po' personale, ma che rispecchia anche un desiderio comune di diffuso. Questo libro è anche illustrato, no? Naturalmente. E le illustrazioni come sono state pensate? Allora, questo libro appunto illustrato ha delle bellissime illustrazioni, ce n'è una che adoro che è quella della regina Giovanna, ma anche altre, la sirena Partenope, ed è stato pensato, è una sinergia tra noi autrici, siamo due autrici, e l'illustratore, e quindi sono state ideate insieme attraverso la conversazione, il dialogo, perché non fai questo anziché questo, quindi è realmente un libro a tre mani. Meglio sei. E quindi veramente una giornata straordinaria. Io voglio tornare da Luca Grandi proprio in tema di esperienze straordinarie, perché lui ci racconterà un aneddoto che veramente mi ha incuriosito, riguarda un film straordinario che forse non tutti però conoscono. Luca, raccontaci un attimo di questo film e dell'aneddoto, insomma, della difficoltà che c'è stata per poterlo far tradurre, come ho capito. Ah, niente, grazie a un caro amico. Prima di tutto, il titolo del film è? Stelle sulla Terra, tradotto in italiano. In realtà il film è un film indiano che si chiama Tare Zameen Par. È un film molto bello che appunto ho avuto modo di vedere in lingua originale in indiano, sottotitolato in inglese, grazie a un caro amico che me l'ha fatto vedere. E questo film parla di un bambino di 8 anni, dislessico, indiano ovviamente, ma è fatto particolarmente bene, cioè descrive molto bene la sua vita, le sue difficoltà e anche poi il suo riscatto grazie a un insegnante che finalmente lo comprende e lo riesce a rendere appunto felice. E questo film è particolarmente bello, il problema è che appunto mi sarebbe piaciuto portarlo in Italia, ma ovviamente non si poteva far vedere un film appunto in lingua originale hindi al pubblico italiano. E allora sono riuscito a contattare la casa produttrice del film, che è una casa produttrice molto grossa, indiana, perché il film è prodotto da un attore particolarmente famoso in India, e martellandoli, perché praticamente settimanalmente per 6 mesi li abbiamo contattati, tutte le settimane, siamo riusciti a convincerli a portare questo film in Italia, quindi hanno poi selezionato una loro distributore attraverso poi anche la RAI, perché il doppiaggio è stato fatto dalla RAI e poi è stato trasmesso da RAI 1. Quindi ci avete messo tutta la tenacia che vi contraddistingue tutta sempre. La tenacia. Adesso è un film che ormai ha avuto una diffusione notevole, perché poi viene proiettato in tantissime scuole, eccetera, ed è servito molto sia a far capire cos'è la dislessia agli insegnanti, ma molto anche ai genitori, perché parla molto anche ai genitori. Devo dire che insomma è stata una bella cosa. La cosa però, vorrei dire un altro aneddoto, perché andando a studiare appunto come hanno fatto a realizzare questo film, perché è nato in India, in realtà in India era nato, avevano avuto l'idea di fare un film sulla dispersione scolastica, quindi non sulla dislessia, e lo sceneggiatore che ha iniziato a scrivere questo contenuto ci ha messo 7-8 anni andando a visitare le scuole indiane, andando a capire come mai la dispersione, da cosa dipendeva, eccetera, ed è incappato nella dislessia. Lui non conosceva la dislessia, quindi ha capito che la dislessia era un grande fattore di rischio per proprio la dispersione, e da lì è andata a descrivere appunto un soggetto dislessico, raccogliendo in realtà tantissime esperienze di tanti ragazzi che lui ha conosciuto.
aiuto. Quindi è una storia vera e che ci parla di una cosa che però a noi interessa molto, perché come sapete l'Italia purtroppo in tema di dispersione scolastica è ancora a livelli altissimi rispetto al resto dell'Europa, e quindi è interessante. Certo. Quindi un'esperienza veramente forte anche. E ripeto, ancora una volta, tanta tenacia per riuscire a portare un prodotto e quindi portare un'esperienza positiva anche nelle scuole. E questo, chi capita in India, vi consiglio, andate in un cinema indiano, è un'esperienza fantastica, perché c'è un coinvolgimento che noi ormai non lo viviamo più, insomma. Preside Scarfato, e nel vostro istituto scolastico, insomma, questo film potrà arrivare, sarà visionato, lo avete già proposto? Ero a conoscenza, quindi a questo punto proverò, vogliamo l'occasione proverò per una proiezione. Qualcosa sicuramente ne faremo una proiezione, almeno per i docenti che cominciano ad avere appunto questo tipo di informazione che evidentemente ci manca. Ecco Preside, ma proprio in tema di docenti, qual è la risposta che il personale docente le dà, diciamo, in termini di impegno, di volontà, di apertura anche rispetto al tema della dislessia, a questi DSA in generale, e quindi all'esigenza di una formazione ulteriore? Perché spesso si crea quasi una conflittualità, diciamo, con le scuole, perché non c'è sempre una grande apertura. Io non penso che non ci sia una grande apertura. L'apertura c'è, ma c'è bisogno di lavorare e fare ancora molto di più. Personalmente vengo da una esperienza, peraltro vissuta con lo stesso Luca qualche anno fa. Questa esperienza ci ha visto partecipi un po' tante scuole, tante realtà. Non sapevamo dove potevamo arrivare, ma sapevamo che dovevamo fare delle cose, ed è proprio questo che bisogna continuare a fare nelle scuole, con l'aiuto di persone come Luca, con l'aiuto di persone che ci offrono dei supporti tecnologici. Bisogna fare tanto sperando di arrivare sempre più in alto, perché questo discorso della dislessia, come diceva giustamente Luca, fino a 10 anni fa probabilmente parlavamo di abbandono scolastico, ma non ci davamo una ragione di questo abbandono. In realtà c'è un problema di fondo che poteva essere la presenza della dislessia, e solo con una didattica diversa, una didattica inclusiva, l'utilizzo di strumentazione appropriata può migliorare questo rapporto tra ragazzi, studio e scuola. Ecco Giovanna Gaeta, tu sei un elemento di contatto sicuramente tra la scuola e diciamo il mondo delle famiglie, quindi voglio farlo dire a te, perché altrimenti sarebbe autoreferenziale se detto magari da parte di un dirigente scolastico o da parte di chi per Anastasis si occupa di questi strumenti compensativi. La Campania, che è sempre insomma molto vituperata, ma a che punto è sulla dislessia, a che punto è sui DSA? Allora, dal punto di vista scolastico si è fatto veramente tanto. Logicamente, come tutte le cose, si possono migliorare e si può fare di più. La scuola risponde abbastanza bene. Certo, ci stanno alcuni ordini di scuola come gli istituti superiori, non so, un liceo classico, un liceo scientifico, dove ancora c'è un po' di difficoltà e di resistenza da parte del corpo docente, però in generale funziona bene. E devo dire la verità, anche l'università si sta aprendo. Anche perché, come dico sempre io, tra poco arriverà l'ondata di quelli che sono quelli che nascono dalla legge, della legge 170, insomma, che invaderanno le scuole, le università e tutto quanto. E sarà un bel problema se magari gli istituti scolastici, le università non saranno in grado o pronti ad accoglierli, evidentemente. Ecco, questo sicuramente non è un problema che si deve porre il De Amicis, perché da sempre, insomma, loro stanno mettendo una grande attenzione al tema dei disturbi specifici dell'apprendimento. Luca Grandi, io voglio chiederti una cosa, ma è vero che anche tu sei dislessico? È vero. Hai vissuto questa tua dislessia, quando l'hai scoperta, e cosa ti ha aiutato a superare le difficoltà che chiaramente ti si sono poste davanti?
Beh, l'ho scoperto da adulto, quando già lavoravo e quando ho iniziato a lavorare appunto con Giacomo Stella. E quindi sapevo ovviamente di tutte le difficoltà che avevo avuto e che in alcuni casi avevo ancora. Quindi io sono un classico dislessico, quindi velocità di lettura era il mio più grosso problema. Non avevo problemi nell'area del calcolo, quindi insomma non ero discalculico, però insomma tutta l'area della lettura e della scrittura invece sì. Lo scoprirlo e scoprirlo in un ambiente di lavoro che è l'Anastasi, che praticamente è l'unica cooperativa in Italia che sviluppa software per questo tipo di utenza, è stato ovviamente per me cioè era trovarsi nel posto giusto al momento giusto, quindi da lì è nato l'idea di sviluppare appunto software sempre più adatti. Devo dire, il primo Carlo non era cucito su di me, però il secondo, che è Carlo Mobile, che è stato un programma che è stato diffuso per tantissimi anni, l'avevo proprio progettato per le mie esigenze. Poi di fatto sono diventate le esigenze di tantissimi altri ragazzi. E poi pian piano ovviamente la progettazione è diventato il mio mestiere, quindi E tu, grazie a questi software, sei anche riuscito a lavorare a Londra, a superare anche una barriera linguistica importante, giusto? Sì, sono andato a lavorare a Londra per 9 mesi in una società inglese con colleghi inglesi e io avevo portato con me appunto i miei software, la mia sintesi vocale e anche un traduttore che poi ho inglobato in Carlo Mobile poi successivamente. E mi ricordo che in quell'ufficio dove lavoravo tutti usavano le cuffie perché il datore di lavoro non voleva che si ascoltasse la radio, però tutti volevano ascoltare la musica, quindi usavano le cuffie. Io usavo le cuffie per leggere, cioè loro non lo sapevano, nessuno lo sapeva. E comunque sono stato lì 9 mesi, ho lavorato, non ho avuto problemi, riuscivo a comunicare con gli altri, anzi mi ricordo che le prime volte che dovevo scrivere ero in grossa difficoltà e quindi chiedevo aiuto al magazziniere, che era quello con cui ero entrato più in confidenza, e dicevo: Tony, aiutami tu a scrivere questa lettera. Lui: sì, ci penso io. Scriveva, io la leggevo con la sintesi vocale e mi accorgevo che aveva fatto un sacco di errori. Dico: cavolo, cioè, se me ne accorgo io è proprio una roba terribile. E allora poi la rifacevo ed era meglio la mia versione, quindi ho capito insomma che si poteva fare. Questo devo dire mi ha dato un grande coraggio anche nel proporlo una volta tornato in Italia, perché avevo la consapevolezza che effettivamente faceva la differenza. E questo ti ha aiutato un pochettino a metterci ancora più passione, insomma, per far sì che questi software potessero diffondersi, perché ne hai provato sulla tua pelle la funzionalità. Sì, devo anche dire che dopo l'invenzione degli strumenti, quindi di queste cose, mi sono anche laureato. Io non mi ero laureato quando andavo a scuola, avevo provato a fare ingegneria, ma poi non ero riuscito a continuare. E invece dopo poi ho capito che il mio filone era la pedagogia e lo sono riuscito a fare grazie proprio agli strumenti. Ecco, assieme al nostro preside volevo fare un'ultima considerazione, quindi cercare di capire qual è l'obiettivo che ci poniamo da mettere in campo nel breve periodo. Naturalmente, preside, mi riferisco al suo istituto scolastico. Penso che la domanda possa O su questo essere. progetto, o se anche ci fosse qualche iniziativa della quale ancora non abbiamo parlato. Sì, noi teniamo tante di quelle iniziative che già sono partite, ma da mettere ancora in campo. In modo particolare, questo progetto prevede appunto una serie di attività anche con libri adattati ai ragazzi, e quindi ancora una volta facciamo in modo da dare la possibilità di avere un libro adattato a quello che può essere la necessità, a quello che può essere l'esigenza del ragazzo stesso. C'è questa formazione per docenti che mettiamo in campo anche da subito, e continuerà ancora con gli incontri con gli autori, e ci auguriamo di avere altri incontri possibili sia con Anastasis sia con altri operatori del settore, per far sì che tutti i docenti, almeno i nostri docenti e tutti quelli che della zona Flegrea vogliono partecipare, possano avere sempre delle informazioni, delle strade più sicure da seguire per raggiungere obiettivi sempre più alti per questi ragazzi. Insomma, tante idee e chiare.
cosa molto rara, perché di solito le idee sono poche, tutte confuse. Invece devo dire che il De Amicis Diaz si rivela ancora una volta un istituto veramente all'avanguardia. Giovanna, invece, per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di essere al fianco delle famiglie con l'associazione, quali sono i progetti più importanti da mettere in campo nel breve? Allora, noi continuiamo con i nostri sportelli di ascolto. E quest'anno siamo in ben 60 scuole. In realtà siamo in 58 scuole più al carcere minorile di Nisida e all'Università Partenope. Per quanto riguarda il carcere minorile di Nisida, io ci tenevo a dire che la nostra presenza al carcere di Nisida va avanti ormai da 12 anni e rientra, diciamo, nel discorso anche della dispersione scolastica, perché fondamentalmente noi ci siamo resi conto che molto spesso i ragazzi che hanno difficoltà dell'apprendimento hanno una dispersione scolastica alta, abbandonano precocemente la scuola e purtroppo alle nostre latitudini a volte significa manovalanza per la criminalità. Per cui la sezione napoletana dell'AID da 12 anni fa volontariato all'interno del carcere minorile di Nisida per poter stare, diciamo, vicini agli insegnanti, perché il carcere ha anche la scuola, insomma. Ed è un lavoro veramente encomiabile, che cambia la vita, l'esistenza veramente di tanti ragazzi che, grazie ad un aiuto, riescono a scoprire, come dicevi anche tu Giovanna, una strada possibile e quindi un'inclusione possibile. Ecco, Luca Grandi, un'ultima considerazione anche con te. Da quando, diciamo, tu hai intrapreso questo percorso con Anastasis, le tecnologie sono cambiate moltissimo. Che cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo futuro? C'è qualche innovazione in particolare che ti piace ricordare o anticipare? Diciamo che in questo periodo, per esempio, abbiamo lanciato da quest'anno scolastico un progetto insieme all'Associazione Italiana di Dislessia che si chiama Zaino AID, che ha consentito a 500 scuole di avere gratuitamente un software che si chiama Supermappe X, che è un software appunto per elaborare i testi attraverso la costruzione di mappe, e non più con licenza al singolo utente ma licenza scolastica, quindi tutti gli studenti della scuola lo possono utilizzare gratuitamente. Questa cosa secondo me è un'innovazione, perché il software di per sé è un software che può essere usato da tutti, ma ha alcune caratteristiche che lo rendono ovviamente sfruttabile anche dagli studenti con DSA, quindi ha la sintesi vocale, ha dei supporti appunto visivi molto importanti e nell'uso che ne stanno facendo adesso ci stiamo proprio rendendo conto che una didattica per tutti è possibile e, fornendo gli strumenti giusti, è facilitata, insomma. Ecco, io voglio ringraziarvi tutti della presenza qui stasera, voglio ringraziare Luca Grandi, che spero di avere nuovamente in puntata, Giovanna è una nostra ospite quasi fissa ormai, spero di rivedere anche il nostro preside Antonio Scarfato perché ci possa raccontare magari di qualche nuova iniziativa, e voglio concludere proprio ricordando una cosa che Antonio Scarfato ci ha detto prima: non sapevamo dove potevamo arrivare, ma sapevamo che dovevamo fare qualcosa. Assieme all'Associazione Ipertesto, assieme all'AED di Napoli, noi sappiamo che dobbiamo fare, perché c'è tanto da fare. Dove vogliamo arrivare lo sappiamo bene, nelle vostre case, ogni qualvolta ce ne concederete l'opportunità. Grazie.